adesso voglio dire, al di là di quello che potrà essere l'esito finale di quel procedimento, naturalmente ad ogni imputato si deve augurare la miglior soluzione possibile per lui, ma dopo una condanna in secondo grado con quel tipo di aggravante, per quel tipo di contestazione, non dobbiamo dimenticarci che la contestazione era quella, tra le tante era quella di aver avvertito un boss mafioso che c'era una microspia dentro casa sua, dentro il salotto della casa di questo boss, dove si tenevano dei summit mafiosi, dove si decidevano le strategie di Cosa Nostra e dove si parlava anche della latitanza di Provenzano. Era il 2001, probabilmente senza quella soffiata Provenzano lo avrebbero preso 5 anni prima. Ma al di là di questo, noi abbiamo avuto una sentenza in secondo grado che ha riconosciuto addirittura l'aggravante mafiosa e abbiamo comunque un politico che siede ancora nei banchi del Senato e fa le leggi che valgono anche per tutti noi. Naturalmente sarà chiamato anche a votare la legge sulle intercettazioni e vi lascio immaginare quale potrà essere l'orientamento. Ecco, io credo che, e questo ritorno per un istante, se me lo consentite, ma molto sinteticamente, al libro di Marco Travaglio. In realtà questo percorso legislativo degli ultimi anni, che non riguarda solo la giustizia penale, attenzione, non riguarda solo le leggi che coinvolgono direttamente il tema della giustizia penale, parlo ad esempio di nuovi reati, di la legge sulle intercettazioni, la legge sul breve processo breve, non mi limito a parlare solo di questo, ma in realtà la ricostruzione delle leggi degli ultimi anni vale soprattutto per le leggi che riguardano l'attività all'interno della pubblica amministrazione. Ebbene, si sta creando sempre di più un sistema che finisce per, tra virgolette, legalizzare quelle che erano state determinate forme di corruzione o di non trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione. Voglio fare un esempio che si ricava da un'esperienza processuale vissuta da un angolo prospettico angusto, che è quello del magistrato, perché poi le questioni sono talmente tante anche a livello sociale che è difficile avere una visione esaustiva. Ma partendo da quella che è stata la mia esperienza professionale, io mi ricordo mi sono occupato del processo del patto del tavolino, al di là di quelle che sono state le responsabilità dei singoli, voglio ricordare che ci sono state delle condanne definitive per concorso esterno che coinvolgevano manager del gruppo Ferruzzi Gardini in combutta con Cosa Nostra, con la Cosa Nostra di Rina e Sino. Dico questo per sottolineare come la questione mafiosa sia una questione nazionale e anche per, come dire, ricordare a me stesso in questo caso che probabilmente se noi in questo momento abbiamo delle infiltrazioni al nord, le abbiamo anche perché ci sono stati degli imprenditori che avendo in passato fatto affari al sud poi hanno agevolato certi canali e certi contatti anche al nord. Ecco, ma in quel sistema, nel sistema del patto del tavolino, dove c'era una spartizione degli appalti pubblici sulla base di un accordo molto forte tra politici, imprenditori e gruppi mafiosi, in realtà il risultato illecito era un risultato molto faticoso per questo comitato d'affari alla fine degli anni 80 e inizio anni 90. Perché questo? Perché si dovevano rispettare comunque delle procedure amministrative, si doveva incidere su queste procedure amministrative e sapete, molti tasselli di questo ingranaggio dovevano funzionare nel modo giusto, non sempre tutto andava per il verso giusto, dovevano esserci degli imprenditori che quando l'appalto doveva aspettare all'imprenditore tizio, gli altri imprenditori dovevano fare delle buste di appoggio, le cosiddette buste di appoggio, e fare delle offerte che dovevano portare a quel risultato. C'erano dei funzionari pubblici che nel momento giusto dovevano falsificare un determinato atto, c'erano degli organi di controllo amministrativo che dovevano essere in qualche modo o intimiditi o riportati a più miti consigli con delle mazzette specifiche. Insomma, non sempre tutto funzionava, l'ingranaggio non andava, non fluiva sempre in maniera scorrevolissima. Eppure si è arrivati a certi risultati, che poi alcuni dei quali sono anche emersi a livello penale. Ma quello che voglio dire è che oggi, sulla base delle nuove leggi, è tutto più semplice per i comitati d'affari.
Oggi in realtà si è legalizzata la scelta preferenziale di un imprenditore rispetto ad un altro. E questo cosa significa? Che quando ci sono dei patti occulti sotto, è molto più facile arrivare al risultato illecito. E oggi non si procede più con una gara per l'appalto, oggi si fa la trattativa privata direttamente. Molto spesso la trattativa privata, questo ce lo dimostra il sistema della protezione civile, alla trattativa privata ci si arriva perché si fa una dichiarazione dello stato di emergenza. Allora ci sono certe città dove in certe città si assiste a un fenomeno stranissimo. Ad esempio il tema dell'emergenza rifiuti. I rifiuti talvolta non vengono raccolti per tanto tempo perché si vuole creare l'emergenza, che costituisce il presupposto per avere tutta una serie di norme speciali che consentono di fare trattative private e quindi di dare a determinate imprese l'appalto di certi lavori. Si sta privatizzando, qui si dice la democrazia, io faccio un discorso più ridotto, si sta privatizzando la pubblica amministrazione ormai a tutti i livelli. E cosa succede? Che gli attenti osservatori, anche gli osservatori stranieri, hanno rilevato per l'Italia una cosa molto preoccupante per la tenuta di tutto il nostro sistema. Facendo riferimento al vecchio sistema anni 80, inizio anni 90, la famosa mazzetta che veniva gestita dalla cupola a Milano e dal patto del tavolino a Palermo garantiva il funzionamento del sistema con un sovrapprezzo del 10% rispetto all'opera da edificare. Questi osservatori invece ci dicono che col nuovo modello, facendo riferimento ad esempio alla costruzione delle infrastrutture per i treni ad alta velocità, l'Italia, con questo sistema molto privatistico di gestione di queste cose, ha delle infrastrutture che costano 5 volte il prezzo che viene pagato invece in altri ordinamenti come in quello francese o spagnolo. Tutto questo surplus naturalmente sarà a carico dei contribuenti. Un'ultima annotazione e poi mi taccio perché ci sono persone che sicuramente devono dire cose più interessanti. Ascoltando le intercettazioni, da magistrato in questo caso, ma di più da cittadino, ascoltando queste conversazioni intercettate di questi politici, di imprenditori che costituiscono questi comitati d'affari, colpiscono moltissimo due aspetti: il linguaggio, il livello del linguaggio e il livello delle loro preoccupazioni rispetto alle reazioni al loro comportamento illecito. Nel linguaggio faccio riferimento, non mi interessa specificare nomi in questo momento, ma faccio riferimento in questo caso ad un assessore regionale siciliano, un assessore votato in un partito cattolico che è stato al governo sia con governi di centro-sinistra che con governi di centro-destra, quindi assolutamente bipartisan come atteggiamento. E questo assessore regionale ai lavori pubblici disponeva ovviamente di un monte di denari per finanziare delle opere che dovevano servire alla collettività siciliana. Sapete questo monte di denaro come lo definiva? La pecora da tosare. L'espressione era la pecora da tosare, inframmezzava questi discorsi pieni peraltro di bestemmie, partito cattolico di provenienza, con l'espressione la pecora da tosare, dove, attenzione, un dato a mio avviso molto significativo per capire anche l'impatto dei gruppi mafiosi oggi, il mafioso, il boss mafioso, veniva definito come l'amico nostro col bastone, cioè una persona che in questo comitato d'affari aveva comunque un ruolo subordinato rispetto a quello del politico, che prendeva ordini dal politico, infatti c'è un'intercettazione molto chiara, questo boss pretende di avere un lavoro, una determinata opera pubblica, il politico gli dice chiaramente che lui deve aspettare il suo turno, che non è arrivato il suo turno, ed eventualmente la ricompensa sarà quella di far aprire una farmacia al figlio di questo mafioso in un paesino in provincia di Agrigento. Questo per dire come questa combinazione di scambi è assolutamente non leggibile attraverso le categorie tradizionali del baratto sulle quali, fra parentesi, si costruiscono i reati attualmente vigenti in materia di corruzione. Guardate, una cosa drammatica per il nostro paese è che in materia di corruzione ci sono delle norme penali del 1930,
Nel frattempo la corruzione è cambiata moltissimo come modo